L'intervento è stato complicato in quanto la ragazza che è caduta praticamente si è letteralmente aggrappata alla vegetazione. Quindi era su un precipizio di circa 50 metri. Molto bravi i colleghi del distaccamento che appena arrivati sono riusciti a calare un collega e a bloccare e a prendere proprio le trente con le mani, a bloccare la ragazza per evitare la caduta nel precipizio di 50 metri. L'ingresso di calcata, diciamo, è solo accessibile a piccoli mezzi, ecco, piccolissime autovetture, ma i nostri mezzi sicuramente no. Perciò dalla piazza, diciamo, all'ingresso del paese abbiamo dovuto prendere tutta l'attrezzatura, barella, corde, e trasportarlo fino al punto che erano circa 200 metri. È stato fatto un paranco, diciamo, dall'alto. E è stata calata la barella, è stato fatto l'imbarellamento in parete. Noi ci siamo trovati proprio con la ragazza sul precipizio, su una sporgenza di circa 30 centimetri, aggrappata lì, con il collega che la teneva proprio, come ha detto già il mio collega qui, dalle braccia, e me la sono vincolata a me in modo che, diciamo, ho evitato che la ragazza, ecco, scivolasse ancora più in basso. E dopodiché è stata calata la barella e la difficoltà è stata adagiare, diciamo, questa ragazza in parete dentro la barella, perché poi era in uno stato diciamo, di agitazione. Più capiva poi i colleghi da sopra quello che stavamo facendo, vedeva tutte le corde, quindi si rendeva conto perfettamente di quello che stava succedendo. E la persona l'abbiamo ovviamente tranquillizzata, quella è la prima cosa. E il collega, che poi lui che è sceso per primo, ha scambiato veramente due parole proprio in maniera, proprio scambi di parole come se fossimo sulla piazza invece che sulla parete. E è riuscito a tranquillizzarla, anche se era molto agitata perché percepiva che stava a 50 metri d'altezza. E l'altra difficoltà, quando siamo arrivati noi, è stata quella di capire, di trovare dei punti d'attacco per poter poi procedere con il resto dell'intervento, cioè per il recupero. Questa è stata una delle principali difficoltà che abbiamo incontrato, calcolando che eravamo nel contesto urbano, quindi non avevamo dei veri e propri punti d'attacco per poter poi calare sia gli operatori sia la barella, perché dovevamo fare un recupero veramente con la barella nel vuoto. È stato molto difficoltoso perché abbiamo dovuto, diciamo, passare la barella da una posizione di orizzontale in una posizione verticale e recuperarla. Anche nel passaggio dalla posizione in orizzontale a verticale, lei si sentiva cadere, ovviamente era tutta bloccata ed era impossibile. Però anche in questo frangente c'è stato un dialogo continuo fino alla risalita. E la comunicazione in queste fasi diciamo, con questa persona, con il pericolante, come diciamo sempre, con l'infortunato, è una delle cose fondamentali, tanto quanto il recupero, insomma.